Buongiorno a tutti ragazzi, con questa video lezione di oggi tenterò l'ardua impresa di rivolgermi contemporaneamente a tre classi diverse, cioè la prima E, la prima I e la seconda H. Vediamo se ci riusciamo. Per quale motivo? Perché l'argomento che tratterò quest'oggi sarà da un lato un'occasione di ripasso di un argomento di prima per la seconda H, e l'occasione di andare avanti con il discorso sull'analisi di un testo narrativo per la prima E e per la prima I. Queste ultime due classi ovviamente facciano riferimento anche alla precedente video lezione. Dunque, avevamo detto in passato, probabilmente col vecchio insegnante per la seconda H, con me nella precedente video lezione per la prima E e per la prima I, che analizzare un testo narrativo, analizzare un testo in prosa, significa fondamentalmente passare attraverso tre grandi momenti. Il primo momento è quello che si chiama la comprensione del testo. Dobbiamo leggere con attenzione, una volta o due, il racconto, l'articolo di giornale che l'insegnante ci propone, e poi ci verrà probabilmente richiesto di dimostrarne per l'appunto la comprensione come facendo un breve riassunto del testo stesso. In tutte e tre le classi alle quali sto parlando, nel corso dei mesi scorsi, sul riassunto abbiamo lavorato tantissimo e quindi non vale più la pena di parlarne in questo video. Il secondo momento è quello che si chiama analisi del testo e consiste in una batteria, in una sequenza di domande puntuali e precise. Non si tratta dunque di un vero e proprio tema, ma di una sorta di questionario, ed è proprio questo l'argomento che vorrei approfondire quest'oggi. Vorrei dare degli esempi concreti di che tipo di domande potreste trovare nella seconda parte di questo tipo di tema, la parte che si chiama proprio analisi del testo. Per chiudere il riassunto, la terza e ultima parte dell'analisi di un testo narrativo è poi quella che gli insegnanti chiamano commento personale, considerazioni personali, interpretazione, approfondimento, lo si può chiamare in tanti modi diversi. Di solito in questo caso che cosa si fa? Si chiede agli studenti di esprimere in alcune righe alcune loro personali considerazioni al termine della lettura del brano e di darne magari un'interpretazione corretta, attendibile e supportata dalle parole del testo stesso. Riassumendo in poche parole, analizzare un testo narrativo significa 1. Averlo compreso, comprensione del testo, 2. Saperlo analizzare bene, analisi del testo, 3. Saperlo commentare, interpretare e approfondire brevemente, comprensione, finale, approfondimento per l'appunto. Nel presente video approfondiamo la seconda di queste tre parti. Vediamo, per quanto riguarda la parte di analisi del testo, quali sono le possibili domande, i possibili esercizi che potrei chiedervi in un tema di questo tipo. Tra parentesi, la prima E starà pensando, ma noi questo lavoro l'abbiamo già fatto. Effettivamente è vero, questa classe in questi giorni sta lavorando su un'analisi del testo vera e propria. Per voi sarà soprattutto un ripasso e un aiuto nello svolgere questo tipo di esercitazione. Per le prime I sarà invece qualcosa di nuovo, per la seconda H, ripeto, un ripasso di cose fatte l'anno scorso. Tenete conto, tutte e tre le classi, che quando poi sarete al triennio, un tema di questo tipo, un'analisi del testo, sarà molto frequente. Quindi, per tre motivi diversi, questi suggerimenti potranno essere utili a tutte e tre le classi. Conclusa questa forse fin troppo ampia premessa, andiamo nel concreto. Proporrei di fare in questo modo. Leggerò ora brevemente, tranquilli, si tratta di una lettura cortissima, un racconto preso dalla nostra antologia e già letto e studiato in classe nei mesi scorsi. Per motivi di tempo, propongo come lettura il più breve dei racconti che abbiamo visto sinora. È il racconto che si intitola Sentinella. L'autore si chiama Frederick Brown e si trova sull'antologia alle pagine 44-45. Si tratta, lo dico per la seconda H, che invece ascolti con attenzione perché per voi il brano è nuovo, di un brevissimo racconto di genere fantascientifico. È un piccolo esempio di narrativa di fantascienza. Lo leggo a mo' di ripasso o di novità, a seconda delle classi, una prima volta e poi faremo insieme proprio l'analisi del testo, o meglio, alcuni esempi di analisi del testo.
Il racconto è il seguente. Sentinella. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva di ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla col sangue palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti, ed era stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo, e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto. Lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Come vedete, è un breve racconto di fantascienza con un finale a sorpresa. L'essere che viene ucciso e che viene descritto via via nel corso del brano non è un alieno, come avremmo potuto pensare nelle prime righe del testo, ma siamo noi, sono gli esseri umani. È un racconto narrato dal punto di vista dell'altro, per così dire, è l'alieno che parla degli esseri umani, non l'essere umano che parla degli alieni, come di solito avviene nei racconti di fantascienza. Dunque, ragazzi, cerchiamo di ripassare un attimo quali sono i, direi, quattro punti fondamentali, li trovate qui riassunti in questo schema. Quali sono, dicevo, i quattro punti fondamentali, i quattro grandi tipi di domande che potrei proporvi nel corso di un'analisi di un testo narrativo in un tema in classe o in un'esercitazione, come farà poi anche la classe prima I nella prossima settimana. Dunque, proviamo a riepilogare un attimo i quattro grandi aspetti di narratologia sui quali ci siamo soffermati sinora, da settembre ad adesso. Vediamoli un attimo nello schema qui a fianco. Abbiamo lavorato, punto 1, sulla struttura del racconto, punto 2 sul narratore, punto 3 sui personaggi, punto 4 sul tempo. Come vedete negli appunti ho elencato i concetti chiave, i punti sui quali ci siamo soffermati di più in tante lezioni fatte in classe nei mesi scorsi. Li ripassiamo rapidamente e ogni tanto propongo degli esempi concreti, cioè provo ad applicare queste categorie al brano che vi ho appena letto o riletto, a seconda delle classi. Partiamo dal punto numero 1.
Quando noi analizziamo un testo narrativo, un racconto, un capitolo di un romanzo, potrebbe anche essere un testo più lungo, perché no? Possiamo innanzitutto concentrarci su che cosa? Sulla struttura del racconto, cioè sul modo in cui è fatto il racconto che abbiamo appena finito di leggere. Dobbiamo avere ben presenti alcuni concetti chiave sui quali abbiamo insistito molto in classe. Innanzitutto dobbiamo distinguere che cos'è la fabula e che cos'è l'intreccio. Lo ripassiamo molto rapidamente a beneficio di tutti. Dire che un racconto rispetta la fabula significa che ciò che viene raccontato rispetta rigorosamente l'ordine cronologico di come le cose sono andate. Se io dovessi raccontare la giornata di oggi rispettando la fabula, racconterei prima che cosa ho fatto stamattina, poi che cosa ho fatto in pausa pranzo, poi che cosa ho fatto oggi pomeriggio, eccetera, eccetera. L'intreccio è esattamente l'opposto. L'intreccio si verifica quando colui che sta raccontando mescola, per così dire, i fatti senza rispettare il loro vero ordine cronologico. Torniamo all'esempio di prima. Se volessi creare un intreccio nel raccontare la giornata di oggi, potrei magari prima raccontare il fatto più importante, che magari è capitato per ultimo, poi raccontare la mattina, poi fare una piccola digressione su quello che ho fatto a cena. Raccontare in sostanza le cose in disordine. Ovviamente dovrà essere un disordine sensato, non casuale. Quindi ripeto, quando analizziamo la struttura del racconto, aspettatevi domande del tipo: in questo brano l'autore ha rispettato la fabula o ha preferito utilizzare un intreccio più creativo? Pensiamo al nostro esempio. Se fate caso, io direi che in questo caso prevalga l'intreccio. Nel primo capoverso si racconta un episodio, poi che cosa c'è? C'è un salto all'indietro, c'è il cosiddetto flashback, quando il brano dice: il primo contatto era avvenuto anni prima, vicino al centro della galassia, e lo racconta per diverse righe. Se ci fosse stata fabula, questa cosa non sarebbe accaduta. Qui c'è un salto all'indietro del tempo, la cronologia non è rispettata, quindi non si parla di fabula, ma si parla di intreccio. Ho già accennato anche al termine che vedete subito dopo nello schema, flashback. Ripassiamo anche il suo opposto, il suo contrario, il flash forward. Se si verifica un flashback, quando il narratore, per così dire, torna indietro nel tempo, racconta una cosa capitata molto tempo prima, qui si parla di anni prima, il flash forward si verifica nel caso esattamente opposto, letteralmente significa balzi in avanti, è quella che potremmo chiamare più semplicemente una anticipazione. E quando il narratore, invece di rispettare la fabula, fa un salto in avanti nel tempo e ti racconta in anticipo qualcosa che capiterà magari qualche mese o qualche anno dopo ai personaggi, per permettergli di seguire meglio la vicenda. Se ricordate, analizzando la struttura del racconto, oltre che di fabula, intreccio, flashback e flash forward, abbiamo affrontato anche un altro elemento. Quello che avevamo chiamato il cosiddetto modulo ricorrente. Vi ricordate? Solitamente un racconto, per breve o lungo che sia, prevede al suo interno quello che potremmo definire una sorta di scaletta, una serie di passaggi obbligati. Qui, per motivi di spazio, non ho potuto scriverli, li ripassiamo rapidamente a voce. Solitamente in un racconto ci sono delle sequenze fondamentali. Quali sono? C'è un punto di partenza, quella che si chiama la situazione iniziale. C'è la rottura dell'equilibrio di partenza. Nel brano succede qualcosa che modifica l'equilibrio iniziale. Ci sono poi le cosiddette peripezie, cioè le vicende, le prove che il protagonista deve superare. Pensate ad esempio a quello che capita nelle fiabe, no? O anche nell'epica, quando un eroe deve superare numerose prove. Poi, andando verso la conclusione, c'è la ricostituzione di un nuovo equilibrio, che solitamente è un po' diverso da quello di partenza. E infine c'è la cosiddetta conclusione, che può avere anche un'aggiunta che si chiama coda. Pensate ad esempio alle favole: al fondo delle favole c'è sempre una coda, un'aggiunta in più, e la cosiddetta morale della favola. Questa favola ci dimostra che, questo mito ci insegna che, eccetera, eccetera.
Quindi mi raccomando, quale che sia il brano che vi dia ad analizzare, è probabile che chieda qualcosa sulla sua struttura. Passiamo al secondo punto, parliamo del narratore. Qualunque racconto viene ovviamente raccontato da qualcuno. Chi è il narratore? Attenzione a non confonderlo con l'autore, con lo scrittore del libro, quella è una cosa diversa. Il narratore è una sorta di finzione letteraria ed è anche una sua funzione. È la voce che ci sta raccontando la storia, è colui che racconta. Avevamo analizzato diversi tipi di narratore. Avevamo fatto queste distinzioni. C'è un narratore soggettivo che racconta le cose a modo suo, c'è un narratore oggettivo, freddo, preciso, distaccato. È qualcosa di simile a quello che abbiamo anche visto in tutte e tre le classi, studiando le descrizioni, che possono anche loro essere soggettive o oggettive. Poi ci può essere un narratore interno alla storia, quando a raccontare è proprio uno dei personaggi stessi. Pensate a quello che succede nell'Odissea quando Ulisse in prima persona racconta i suoi viaggi. Oppure un narratore potrebbe essere esterno, quando non è uno dei personaggi a raccontare. Molto spesso, è il caso forse più frequente, il tipo di narratore è cosiddetto onnisciente, quello che sa tutto, ne sa addirittura di più dei personaggi stessi. Prendiamo l'esempio del nostro brano. Se voi avete fatto caso, l'intero racconto prevede un narratore in terza persona. Attenzione, è un narratore oggettivo o soggettivo? Direi che nella maggior parte del testo si comporta in maniera piuttosto fredda, distaccata, ogni tanto però lascia trasparire le opinioni di un personaggio, specialmente alla fine. Pensate a una frase di questo tipo, è proprio il finale del brano. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Vedete che queste frasi contengono dei giudizi, delle opinioni personali. Quindi talvolta può anche esserci un narratore di tipo misto, che magari è tendenzialmente oggettivo e di tanto in tanto diventa soggettivo, perché si lascia scappare qualche considerazione personale e privata. Abbiamo visto quindi che esistono diversi tipi di narratore, ripeto, oggettivo, soggettivo, interno, esterno, onnisciente, distaccato, partecipe, eccetera, eccetera. Attenzione, ci eravamo soffermati, forse non molto in realtà, su un altro concetto simile, che è quello di focalizzazione. Un narratore nel narrare, nel raccontare una vicenda, assume anche quella che si chiama una focalizzazione, detto più semplicemente un punto di vista. Come quando noi vogliamo osservare un paesaggio, dobbiamo porci in un certo punto, dobbiamo assumere appunto un determinato punto di vista. Anche qui avevamo visto che ci sono diversi tipi di focalizzazione. Ad esempio, la focalizzazione potrebbe essere esterna, potrebbe essere interna, oppure potrebbe essere focalizzazione zero. Ripassiamo anche qui un attimo rapidamente la differenza. Se è presente una focalizzazione esterna, significa che il narratore ne sa di meno dei personaggi, è una sorta di narratore un po' ignorante, per così dire. Se c'è viceversa una focalizzazione interna, vuol dire che lui ne sa esattamente quanto ne sa il personaggio con il quale si è immedesimato. Nella maggior parte dei casi, anche qui, c'è una focalizzazione che può essere definita focalizzazione zero, proprio con il numero, oppure narratore onnisciente. È il caso in cui il punto di vista, la focalizzazione, ci dimostra che il narratore ne sa persino di più rispetto ai personaggi. È onnisciente, letteralmente sa tutto, sa già anche come andrà a finire la loro storia. E quindi magari ogni tanto si dilunga in commenti su ciò che i personaggi stanno facendo. Faccio un esempio per la seconda, ragazzi. Pensate al narratore dei Promessi Sposi, che molto spesso si identifica con Manzoni stesso. Pensate a quante volte nel corso del romanzo il narratore, che tanto sa già tutto, si ferma e dà dei giudizi positivi, negativi, critici su quello che i personaggi in tempo reale stanno facendo.
Quindi attenzione, questo passaggio è un po' complesso, prevedete qualche domanda sul tipo di narratore. Arriviamo al terzo punto. Il terzo punto è rappresentato dall'analisi dei personaggi. In qualunque racconto, come minimo un personaggio c'è sempre, solitamente ce ne sono due, tre o addirittura di più, come in un romanzo. Anche qui avevamo provato in classe a fare due tipi di analisi, due tipi di classificazione. I personaggi si possono classificare o in base alla loro importanza o in base al ruolo, alla funzione che esercitano all'interno del brano stesso. Anche qui un rapido ripasso. Classificare i personaggi secondo la loro importanza vuol dire adottare un criterio solo quantitativo. In base a quante volte compaiono nel racconto, distingueremo ad esempio il protagonista, cioè il personaggio che compare sempre in continuazione, da una banale comparsa, un personaggio che, come dice la parola stessa, compare magari una sola volta e soltanto per una riga o due nel testo. Classificare invece i personaggi secondo un criterio di funzione, di ruolo, significa assumere un punto di vista non quantitativo, bensì qualitativo. Dobbiamo riflettere sul ruolo, sulla funzione che giocano, che esercitano all'interno del brano che stiamo leggendo. In questo caso, ad esempio, avevamo identificato i cosiddetti aiutanti. Non importa che compaiano una, due, tre o 10 volte, la loro funzione è sempre la stessa, è quella di aiutare il protagonista. Avevamo parlato, ad esempio, di oppositori, sono coloro che mettono il bastone fra le ruote, per così dire, al protagonista stesso, e così via. Quindi anche qui prevedete qualche domanda che vi chieda di indagare quanto compaiono i personaggi, protagonista, coprotagonista, comparse, personaggi di secondo piano, eccetera, eccetera, e che ruolo esercita all'interno del testo: antagonista, aiutante, oppositore, eccetera, eccetera. Infine, siamo arrivati al quarto ed ultimo passaggio di questa riflessione, siamo arrivati al concetto di tempo. In ogni brano, oltre a esserci una struttura, oltre a esserci un narratore, oltre a esserci tanti personaggi, ci dobbiamo confrontare anche con la categoria del tempo. Anche qui avevamo introdotto una distinzione fra due elementi fondamentali, cioè non dobbiamo fare confusione fra il tempo della storia e il tempo del racconto. Ripassiamoli un attimo assieme. Il tempo della storia sono, ad esempio, le date che trovate all'interno del racconto, è quanto tempo passa dall'inizio alla fine della vicenda. Se noi leggiamo ad esempio i Promessi Sposi, cominciano nel 1628, finiscono nel 1630. Il tempo della storia è pari a 2 anni circa. Il tempo del racconto è un'altra cosa, più che essere un tempo è uno spazio, per così dire. È quanto spazio dedica lo scrittore, o se preferite il narratore, a raccontare la storia stessa. Facciamo un esempio. Pensate al racconto che avete sentito prima, Sentinella. Si parla di un arco di tempo abbastanza lungo. Il riferimento più vecchio è a parecchi anni prima, quando queste due forme di vita si erano incontrate per la prima volta. Poi si racconta quello che sta succedendo negli ultimi anni, una lunga guerra fra questi due mondi. Poi si racconta una giornata nella quale si arriva a un duello finale e l'alieno uccide un essere umano. Quindi potremmo dire che nel complesso il tempo della storia è lunghissimo, no? Si parla di da migliaia di anni prima fino ad oggi che raccontiamo questo duello. Invece il tempo del racconto è molto più breve, per così dire. Noi per leggere questo racconto quanto tempo abbiamo impiegato? Immagino 3 o 4 minuti, non di più. Il tempo del racconto sono 2 pagine o se preferite 3 o 4 minuti. Quindi attenzione bene a quello che vi chiederò. Un conto è se dico calcola il tempo della storia, in che epoca è ambientata la storia stessa, quanto dura il tutto, un conto è se vi chiedo qual è il tempo del racconto. Vuol dire quante pagine è lungo il testo? Quanto tempo ci hai messo a leggerlo dall'inizio alla fine? In questo caso pochissimi minuti. Concludiamo con un ultimo elemento.
Quando analizzate il tempo di un racconto, occhio alla presenza di alcuni punti essenziali. Per praticità ve li ho elencati tutti, li rileggiamo un attimo. In un racconto ci possono essere pausa, scena, sommario o ellissi. Li ho scritti al singolare, avrei anche potuto scriverli al plurale. Li ripassiamo un attimo e concludiamo vedendo se in questo racconto c'è qualcosa di quello che abbiamo appena detto. Dire che all'interno di un racconto, di un testo narrativo, è presente una pausa significa che a un certo punto, per così dire, tutto si ferma. La vicenda non va più avanti e il narratore ci propone una piccola, media, lunga riflessione di approfondimento. Ad esempio, ci potrebbe essere bisogno di chiarire qualche caratteristica del personaggio. In quelle righe il personaggio ci verrà descritto fisicamente, come vestito, qual è il suo carattere da parte del narratore e non succederà nulla in quelle righe. Quella è una pausa. Nel caso della scena, che cosa avviene? Avviene che il tempo della storia e il tempo del racconto invece sono perfettamente identici. È il caso più facile di tutti. Scena è un altro modo per dire dialogo. È quando all'interno di un testo narrativo il tempo che impiegano i personaggi a parlare è uguale al tempo che ci mettiamo noi a leggere le loro parole, un po' come avviene a teatro, per intenderci. Può anche essere presente in un brano un sommario. Sommario vuol dire riassunto, riepilogo. È quando il narratore condensa in pochissime parole un arco di tempo molto molto più ampio. Forse all'interno del nostro brano c'è un esempio di questa cosa che abbiamo appena detto, quando dice: il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti, ed era stata subito una guerra. Il narratore ha dedicato soltanto 2 righe e mezzo a descrivere una serie di fenomeni che in realtà durano anni e anni. L'avvicinamento dei due popoli, il loro scontro, una guerra durata per l'appunto molti anni. Quindi ripeto, sommario è quando condensiamo in poche parole, in poche frasi, un evento che in realtà, nella realtà per l'appunto, è durato molto molto più tempo. Infine ci potrebbe essere un'ellissi. Ellissi letteralmente vuol dire taglio, come se il narratore avesse utilizzato le forbici, per così dire. E quando il narratore, rendendosi conto che una parte del discorso sarebbe inutile, ripetitiva, noiosa, decide di tagliarla completamente e di fare un balzo in avanti nella storia. Pensate a quando, leggendo un racconto, improvvisamente finisce un episodio, punto a capo, come inizia la frase nuova? Con le parole, ad esempio, 3 giorni dopo, una settimana dopo, 2 anni dopo. Vuol dire che in quella settimana, in quei mesi, in quegli anni non è successo nulla di significativo. Sarebbe noioso e inutile raccontarli, di conseguenza il narratore prende le forbici e taglia. Un po' come potrebbe fare un regista quando si rende conto di aver fatto un film troppo lungo e ne taglia alcune scene che ritiene per l'appunto inutili. Riassumendo, ragazzi, ho cercato, prendendo anche qualche esempio da un racconto semplice che abbiamo letto qualche tempo fa e che ho proposto anche alla seconda H, di fare un po' di analisi del testo di un brano. Queste sono le 4 cose fondamentali che vi posso chiedere. I ragazzi, gli studenti di prima E, si stanno già esercitando in concreto in queste settimane su alcune domande che ho inviato loro a casa da compilare e da rispedirmi. Tra l'altro invito quelli che non l'hanno ancora fatto a farlo entro il 24, la scadenza è quella. Nei prossimi giorni proporrò un'esercitazione simile anche alla prima I. Per quanto riguarda la seconda H, mi auguro che sia stato un piccolo ripasso utile di cose del programma di prima sulla quale forse avevate lavorato. In caso contrario, se qualcuno di questi vocaboli risultasse ancora un po' oscuro, e se voleste qualche chiarimento in più, me lo scrivete come sempre o su Skype oppure come commento al fondo del video su YouTube e io cerco di rispondervi il prima possibile. Grazie dell'ascolto, ragazzi, un carissimo saluto a tutte e 3 le classi, alla prima E, alla prima I e alla seconda H. Alla prossima, ciao a tutti!